Questa è l'ufficializzazione di Umberto Di Primio come candidato per Chieti, il nuovo centrodestra è presente, ci sono anche ovviamente tutti i sostenitori. E allora come parte questa nuova campagna elettorale? Parte come partì 5 anni fa, con un grande senso di responsabilità che mi viene affidato oggi, gravato anche dall'essere già sindaco e quindi sapere per davvero come le cose stanno in città. Parte con una grande emozione ma anche con una grande determinazione e parte con la convinzione che oggi tutto il centrodestra unito può essere argine ai populismi sia locali che nazionali che si presenteranno anche in questa campagna elettorale, deve essere assolutamente una muraglia contro una politica di centrosinistra che avrà forse il corpo a Chieti ma certamente la testa pensante non sarà nella nostra città, e vuole essere soprattutto una amministrazione, quella che noi proponiamo ancora una volta insieme ai cittadini, che punti non alla continuità ma al costruire ancora insieme il futuro della città di Chieti. Il centrodestra vacilla nel governo nazionale, e in Abruzzo com'è la situazione? C'è forza, c'è coalizione? In Abruzzo ci sono gli uomini e le donne del centrodestra che insieme continueranno a coltivare quella idea forte che era quella di essere non un partito per la gente ma un partito tra la gente. Questo lo faremo come abbiamo fatto in questi 5 anni e lo faremo soprattutto perché crediamo che il futuro dell'Abruzzo passa anche attraverso Chieti. Secondo lei dei candidati ovviamente dell'opposizione c'è da temere? C'è da temere di tutti, io rispetto per tutti, ma con estrema serenità dico che faremo tutto quanto è necessario perché nessuno faccia tornare indietro Chieti con delle logiche di partito, con delle logiche che non appartengono certamente al centrodestra, e quindi rispetto per tutti, ma mi perdoni, li asfalterò tutti.